con Paesaggi di Gusto abbiamo raggiunto il Canavese. Siamo in provincia di Torino, esattamente a San Giorgio Canavese, nell'azienda Fonte Cuore di Maria Luisa Monticelli. Intanto diciamo che questa è un'azienda con degli edifici storici. Questa è un'azienda che ha una storicità, perché tutta la struttura e la dimora storica ha un fondamento risalente all'undicesimo secolo ed è stata tutta fatta in restauro conservativo e quindi ha una sua valenza storica. Un'azienda di famiglia che però era stata dispersa nel corso dei secoli, poi è stata recuperata e dove adesso intanto diciamo che festeggiate il decennale della produzione di vino, l'Erbaluce, che è il vino nobile e tipico di questa zona. Esatto, noi abbiamo dei vigneti di Erbaluce. L'Erbaluce è la più antica DOC del Piemonte di vini bianchi, che è diventata nel 2010 DOCG, quindi ha più di 50 anni di storia ed è ovviamente una, diciamo così, un vitigno che ci dà grande possibilità, perché può essere vinificato in quattro modalità diverse: tre per il disciplinare, che sono appunto la modalità in tappo raso, la spumatizzazione metodo classico e il passito. In più noi facciamo un macerato sulle bucce, che è una velleità di Fonte Cuore. Oltre ai bianchi ovviamente avete anche dei vini rossi. Esatto, oltre ai bianchi abbiamo anche le vigne di Nebbiolo, dal quale si fa il Canavese Nebbiolo DOC, le vigne di Canavese Rosso, dal quale facciamo anche lo spumante rosato, lo spumante DOC rosato, e il Principe, che è una vigna a bacca rossa di Merlot. Tra i bianchi abbiamo anche una chicca che mi sono dimenticata di dire prima, che è la Misteriosa, che è una bacca bianca aromatica che porta un vino molto unico, un vino che ha avuto anche un riconoscimento dall'oro nel 2014 tra i 65 vini vitigni rari d'Italia, perché è una bacca bianca aromatica a 14 gradi. La produzione è tutta quanta biologica? Tutta completamente biologica, non si usa nessun tipo di elemento che sia chimico, si cerca anzi di andare oltre il disciplinare biologico e non utilizzare parti di animali morti nell'utilizzo della vinificazione o nell'utilizzo delle strutture della cantina, proprio per andare ancora oltre e avvicinarci sempre di più a una vinificazione che sia naturale, che sia solo esclusivamente minerale e vegetale. Tra le attività di Fonte Cuore ci sono anche le degustazioni dei vostri vini e poi altro ancora. Esatto, possiamo fare delle degustazioni sensoriali, delle visite narrate e si possono organizzare degli eventi aziendali o privati a seconda di quello che c'è, come c'è l'esigenza. Come oggi ci sarà una degustazione con delle specialità enogastronomiche del territorio, ogni specialità verrà abbinata ad un nostro vino e quindi ci sarà anche questa, questo aspetto culturale di riprendere il territorio nella parte sia enologica con i nostri vini sia gastronomica.